L'invito di questa inizio di Quaresima è quello di convertirsi. Allora proviamo a vedere come questa parola non deve rimanere la stessa. Intanto metanoete in greco vuol dire cambiare mentalità. Allora siamo disposti, anche alla luce delle tre letture che leggeremo questa domenica, dopo il mercoledì delle ceneri, a cambiare mentalità. È un problema, è certo, perché, come farò adesso subito l'esempio, se continuiamo a dire le cose del passato, non si va da nessuna parte. Perché, per citare Bonhoeffer, ancora una volta pensiamo al Dio tappabuchi, pensiamo al Dio che ci hanno insegnato da tanto tempo, ma non è quello vero, perché non è possibile che dopo 2000 anni di Gesù, dopo 2500 anni della Bibbia scritta, il mondo si è fermato ad un testo, si è fermato a dei discorsi che, per quanto abbiano infinito valore, sono sempre legati a quel momento storico. Perché vogliamo che la storia si fermi? Mentre la storia continua e purtroppo ripete sempre gli stessi errori. Non ascolta i maestri, però se tu parli con la gente, vuole il Dio tappabuchi. C'è poco da fare, non vuole un altro Dio. Facciamo l'esempio della prima lettura. Davvero, mi sembra così strano che domani tutti diremmo, rendiamo grazie a Dio a un discorso che è assurdo se lo identifichiamo con il Dio di Gesù Cristo, se lo identifichiamo con il Dio della teologia, che per tanto tempo è andato a nozze con questi discorsi, per un motivo molto semplice, tipicamente occidentale, non voglio fare altri esempi, ma noi siamo i migliori, gli altri sono l'impero del male. Noi siamo più santi, abbiamo Gesù, la Madonna, i santi, la Chiesa. Allora, proviamo a leggere la prima lettura. Proviamo a vedere se davvero non dobbiamo convertirci. Allora, Mosè parla al popolo e dice: il sacerdote deve fare questo, 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 deve raccontare questo, questo, questo. E nel racconto, naturalmente, che riguarda l'Egitto, gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Noi passiamo dalla parte dei buoni, naturalmente, perché loro sono i cattivi. Allora gridammo al Signore. Ma che idea di Dio hai, il Dio dei nostri padri? E il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio teso, spargendo terrore. Dobbiamo convertirci. Il nostro Dio non sparge terrore, perché altrimenti comincerebbe da noi, da quest'Italia, dove in fin dei conti qui siamo tutti onesti, i migliori, ma siamo parolai. Cominciamo un discorso, non lo portiamo mai al fondo, perché abbiamo famiglia, abbiamo i piccoli che crescono, insomma, dobbiamo pensare a loro. Perché non ci viene in testa chi ama suo padre, sua madre, suo figlio più di me non è degno di me? Ma perché noi delle parole di Gesù ne abbiamo salvate 10 che sono sacre, e le altre 9.990, perché sono circa 1.000 le frasi di Gesù, va bene, ma dai. E questo è il peccato maggiore, questa è la conversione che dobbiamo fare. E cominciamo dalla conversione. Il mio Dio non sparge terrori, perché sennò comincerebbe da me. E chiaramente, subito dopo, operando segni e prodigi. Ma non ci basta questo mondo così eccezionalmente meraviglioso? Guarda gli animali, guarda la natura, guarda l'universo, guarda le potenzialità umane che abbiamo, ma quali altri miracoli abbiamo bisogno? Ecco dove dobbiamo convertirci, cominciare a togliere. Perché? Togliere queste frasi. Perché siamo tutti figli di Dio, destra e sinistra, sopra e sotto, belli e brutti, grassi e magri, di qua e di là. Lo vogliamo capire che siamo tutti figli di Dio e che Lui non sparge terrore per farci rimanere nella nostra dabbenaggine e pigrizia, soprattutto nella nostra arroganza di sentirci migliori sempre di tutti. Ecco la conversione di cui c'è bisogno. Per quello, ancora una volta, cosa fanno gli ebrei? Io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato, ringrazio al cielo che diciamo che tu me le hai dati, però io faccio il sacrificio di darti le primizie. Ma che sacrificio del cavolo è noi se viviamo nell'abbondanza nonostante tutto, se sprechiamo? Basta vedere quanti vestiti ancora in buono stato e quante scarpe in buono stato volentieri regaliamo agli altri per quando non sono più alla moda. Basta vedere i giochi che arrivano da noi, che li raccogliamo per distribuirli.
Perché tutto questo? È perché dobbiamo convertirci, dobbiamo cambiare mentalità, non dobbiamo andare in chiesa a batterci il petto. Non è quello il convertirsi, è metanoete, cambiate testa. E certo, il cambiare testa non è una cosa semplice per tutti, per cui siamo ben consapevoli che cambiare testa è un cammino e forse non ci riusciremo mai. Ma perché pensiamo che gli altri devono cambiare testa e non dobbiamo cambiarla noi? Cominciando dall'alto fino in basso. Cominciando dai pii fino agli atei, cominciando dai maschi per continuare con le donne, cominciando dai battezzati per continuare con i non battezzati, ma i primi dovrebbero essere quelli che ho messo per primi, che si sentono i primi, ma che non vogliono entrare nell'ottica del metanoete, del cambiate. D'altra parte pensavo, l'ho citato anche al corso biblico, pensavo al mercoledì delle ceneri, quando si legge: convertitevi e credete al Vangelo. Ma se torniamo al bisogno di conversione, dobbiamo dire: cambiate mentalità, non seguite questo mondo e credete che Gesù ha portato la notizia bella, la povertà, nel senso di beati, fortunati, quelli che vengono considerati stupidi per gli altri perché sono già nel regno di Dio. Perché non diciamo: beati i poveri per scelta, sono già nel regno di Dio dando le ceneri, beati i poveri per scelta. Sono già nel regno di Dio, finalmente sentiresti qualche cosa, altrimenti senti il convertito, ma io sono già convertito, sono in chiesa. Credete al Vangelo, ma ce l'ho in casa, ci sono 7-8 Vangeli. Ecco la conversione di cui abbiamo bisogno. In questo tempo dove siamo preoccupati giustamente per l'Ucraina e per il Covid, sì, ma siamo anche preoccupati per la nostra crescita interiore, per cercare di mettersi sulla strada di Gesù. E punto, pensiamo a mercoledì delle ceneri. Mi auguro che nessuno dando le ceneri abbia detto: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Perché non c'è scritto così in 3,19, al terzo capitolo, versetto 19, c'è una frase serena, liberante, vera, che non si può non accogliere. Perché che cosa dice il racconto? Dice che Dio ricorda alle persone, in questo caso ad Adamo ed Eva, che non c'è mai scritto nel Vangelo praticamente o nella Bibbia Adamo ed Eva, ma non importa, ai primi esseri viventi, che cosa dici? Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, perché pensi che qualcun altro deve lavorare per te? La finanza maledetta che lucra sul lavoro di altri, quando non lucra sulla furbizia. Sulla cattiveria del cuore. È così semplice che dobbiamo lavorare. Sicuramente con il sudore del tuo volto mangerai il pane. È così semplice, fa la tua parte, non di furbizia, non di prendere i soldi degli altri e guadagnarci tu, dando agli altri le briciole. È così semplice, perché non vogliamo fare questo tipo di conversione? Perché non vogliamo fare altre? Ma le altre sono comode, assolutamente comode. E il testo biblico che cosa dice? Finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, ci vuole particolare arroganza, ricordati! È la cosa più naturale di questo mondo! E invece viene detto come se Dio gode nel dirti ricordati che sei polvere, ma tutto l'opposto, è semplicissimo! Finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai, se lo capissimo tutti, anche quei disgraziati, che sembrano senza grazia di Dio, in questo senso sono disgraziati. C'è un articolo oggi sulla stampa che non posso citare, tanto è sconvolgente nei confronti dei nostri ragazzi a cui vengono aperte le porte degli inferi, soprattutto in nome dell'accattivante sessualità, nel nostro disinteresse. Perché non c'è educazione sessuale nelle scuole? Perché i cattolici rigidi si ostinano a mettere l'insegnamento della religione cattolica e invece a non mettere un insegnamento sano, corretto, coraggioso della sessualità? Perché? E poi, soprattutto nell'età in cui sei già attirato per una serie di circostanze che tutti conosciamo, come mai? Torno a ripetere una cosa che dico sempre: una volta ci mandavano tutti all'inferno, adesso zitti come pesci. Prima perché avevamo il favore delle famiglie, potevamo mandare i bambini all'inferno, bastava non andare una domenica a messa e via all'inferno. Adesso non diciamo più niente, però gli diamo la prima comunione.
Perché li illudiamo che con una festa dove spesso vince lo spreco, hanno fatto la volontà di Dio, la volontà della Chiesa, ma non la volontà di Dio, perché la volontà di Dio è mettersi all'ultimo posto e trattare tutti come fratelli. Non mi pare che guardando in giro questi discorsi vengano spesso ripetuti. Si continuano con i discorsi dei riti, delle cerimonie, mettendo al centro il bambino, delle emozioni del Natale, piuttosto che dei tre magi che arrivano all'Epifania, non si parla di mettersi all'ultimo posto. Eppure lui ha insegnato queste cose e questo vuol dire cambiate mentalità e credete a quello che ha detto Gesù, perché trasformerebbe noi stessi e questo mondo. E allora arriviamo anche al Vangelo, tra Covid, Ucraina, gas alle stelle, ma cosa vuoi che ci interessa? Poi lo conosciamo già il Vangelo, mamma mia, quanta arroganza che abbiamo. Eppure il Vangelo è davvero così significativo se vogliamo convertirci, se vogliamo riconoscere che siamo polvere, in polvere ritorneremo, ma faremo come dice il Vangelo di Gesù. Il Vangelo di Gesù in Giovanni dice che Gesù morendo consegnò lo Spirito. Mi ha molto colpito questa frase, che bello. Quando torneremo polvere, perché polvere siamo nati, consegneremo lo spirito. E come sarà questo spirito? Arricchito dall'esperienza della polvere? Oppure sarà mangiato dai vermi che vivono nella polvere? Oh, certamente il nostro spirito rimarrà, assolutamente, perché è dono di Dio. Sì, ma come glielo riconsiglieremo? Glielo riconsiglieremo da rifare? E forse da una parte il Covid, visto che le circostanze hanno voluto questo, erano un modo per capire che cosa, le tentazioni, perché in fin dei conti anche l'Ucraina è un modo per capire le tentazioni, che non sono le solite tentazioni, questa bruttissima parola, sono stato tentato, sono caduto, ma che stupidaggini si dicono. Le tentazioni nel Vangelo, nei sinottici, Matteo, Marco e Luca, ci vogliono dire che c'è una continuità tra Antico Testamento e Nuovo Testamento. Sono le stesse tentazioni dell'Antico Testamento. Quali erano le tentazioni dell'Antico Testamento? Le conosciamo tutti. Primo, la manna, il pane. Ed ecco che la prima tentazione a Gesù è un racconto inventato, assolutamente inventato, ma significativo, profondamente significativo. Allora, la manna. Il tentatore dice di che queste pietre diventino pane. Nell'Antico Testamento si è pregato per far venire la manna e il Signore, dice il racconto, l'ha mandato. Ma la gente dopo un po' si è stufata. Quello che dice il tentatore a Gesù è più furbo. Di che queste pietre diventino pane. Per cui, dai, fa vedere a tutti che hanno pane in abbondanza. Bene, posso dirlo? In Vaticano, in tante chiese, quante pietre preziose, se venissero date, potrebbero diventare pane. E alla nostra portata. In fin dei conti, il tentatore ci ha detto la verità, queste pietre potrebbero diventare pane. Quante cose nascoste negli armadi, nei cassetti, perché sono ricordi di famiglia, per carità, io non obbligo nessuno, ma perché non potrebbero diventare pane? Perché sono più importanti le pietre preziose, gli ori, i ricordi della gente che muore di fame? Avete visto quanto è importante la prima tentazione? E la seconda tentazione, anche se i sinottici poi fanno un po' di confusione, mettiamo che la seconda sia quella di tentare il Signore. E nell'Antico Testamento, dopo la manna, cosa c'è? Beh, ce ne sono altre due tentazioni. Una è quella dell'acqua. Mosè non si fida dell'acqua. Ma fermiamoci quindi su questa. Poi la terza è il vitello d'oro, la terza tentazione. Seconda tentazione, quindi, l'acqua. Dobbiamo fidarci di Dio, ma non sperando, buttati giù, lui ti salverà. La smettiamo di tentare Dio. Quanta gente sta tentando Dio? Io prego perché, ma il Signore non fa niente. Ma tu quanto preghi prima di tutto? Quanti minuti preghi? Quando ero Regina Margherita c'erano mamme che stavano notte intera a pregare per la guarigione del figlio. Noi abbiamo detto, ascoltaci, Signore, diciamo che abbiamo pregato. Ma poi non devi tentare il Signore, perché tu devi fare la tua parte. Assolutamente. Ecco la seconda tentazione. Non tenterai il Signore Dio tuo. Ho l'impressione che siamo stati abituati che con mezze preghiere, con buone intenzioni, con emozioni spirituali, che noi abbiamo chiesto al Signore, ma lui che non vuole fare niente. Come? Tocca a noi fare. Non tentare il Signore dicendo tocca a te, buttati pure giù e lui tanto ti prende in braccio. No, non ci prende in braccio. No, non ci prende in braccio.
ci dice: sei stupido? Ma perché ti rovini la tua vita pensando che poi io devo aggiustare le cose quando tu bevi, fumi o fai altre cose che alla fine, se fossi il Dio della prima lettura, te la farei pagare. Per fortuna sono il Dio di Gesù Cristo e mi dispiace solo che tu ti rovini la tua vita e poi accusi qualcun altro che non c'entra mai. E allora arriviamo, perché il tempo passa, alla terza tentazione, che è quella, l'abbiamo appena detto, del vitello d'oro. Perché cosa risponde al tentatore Gesù nella terza tentazione? E risponde: adorerai solo Dio, Dio solo adorerai. Ecco che quando Mosè va sul monte per le 10 tavole, le tavole della legge, ecco che Aronne, suo fratello, si sente spinto a fare un vitello d'oro, quel bue api che c'era in Egitto, perché la gente vuole vedere, vuole toccare, vuole inginocchiarsi, vuole baciare, vuole strofinare le cose. Cosa non ho visto a Gerusalemme, sulla pietra, dove secondo la tradizione Gesù sarebbe stato deposto dalla croce, la gente che prende i vestiti? Lo so già la risposta. Ma chi ha fede fa così, certo. Ma chi ha fede perché non mette in pratica? Prima di tutto vi riconosceranno che siete i miei discepoli se perdonerete 70 volte 7. Perché diciamo sempre queste cose che forse manifestano una fede, ho i miei dubbi, ma lo posso capire. E invece non diciamo mai le altre 990 parole, che sono obbligatorie come le altre 10, che invece quelle che ripetiamo sempre perché sono comode. Tutte e 1000 sono obbligatorie. Ecco il tentatore, il potere, ti do tutto il potere, solo Dio ha il potere. Vogliamo gridarlo, concludendo, a tutte queste persone, penso, e non voglio citare per non fare il pettegolo, a tutte queste persone che credono di poter avere un potere su tutto, che possono danneggiare gli altri impunemente, tanto loro le riserve auree ce le hanno. Lo gridiamo, che siano religiosi o non religiosi, parlamentari o non parlamentari, che siano in vista o di nascosto, lo diciamo, che non serve niente. Fatevi amici, dice Gesù, con l'ingiusta ricchezza, perché ogni ricchezza è ingiusta, ci entrerà mai nella testa, che è la tentazione della ricchezza. Mammona, come dice Gesù, e del potere hanno sempre danneggiato la vita umana e adesso con la tecnologia la danneggerà sempre di più.